Franco Menta, presidente del Basket Club Cirignola. Innanzitutto grazie per questa intervista per il nostro telegiornale. Ormai i giorni passano, si contano i minuti, le ore, e ormai il traguardo dovrebbe essere vicino a domenica con questa importante sfida contro la Virtus Mesagne. Ancora una, dico io, cioè è l'ultima, dobbiamo vincere domenica, saremo in Serie C. Ci stiamo preparando, i ragazzi sanno che ci giochiamo in 40 minuti i sacrifici, il lavoro, le sofferenze di tutta una stagione, e credo che siano carichi a sufficienza. È un sogno che ormai facciamo, come dicevi tu Mimmo, un conto alla rovescia rispetto alla concretizzazione del sogno medesimo. E c'è un po' d'ansia, c'è un po' di attesa, non si vede l'ora, si contano i giorni, ma poi arriverà questa palla a due e speriamo vada tutto bene. Senta Presidente, di questa stagione qual è stato il ricordo più bello e quale quello meno piacevole? Il ricordo meno piacevole è la pretestuosità di alcune polemiche rispetto al mio duplice ruolo di sindaco e di presidente del basket, da parte di personaggi che hanno inteso strumentalizzare anche la mia passione sportiva, non potendomi accusare di altro e di nulla. E questa è stata una amarezza, mentre il momento più bello, secondo me, deve ancora arrivare. Il momento più bello della stagione sarà quando il mio capitano taglierà la retina, come è tradizione in occasione delle vittorie importanti, taglierà la retina di uno dei due canestri del pala di Leo, e poi me la consegnerà. Io la terrò custodita fino alla partita inaugurale nel nuovo palazzetto. Troveremo un posto nel nuovo palazzetto dove collocare anche questa retina come ricordo di questa stagione. Speriamo bene. Io ho parlato con il coach Bozza ieri, mi ha detto che ci sono buone e concrete possibilità di recuperare anche Alessandro Pirone dopo l'incidente che ha avuto lo scorso weekend. Sì, sta meglio Alessandro, ci siamo un po' tutti spaventati perché il colpo è stato duro. E so che senza forzare, però, sta facendo un po' di preparazione per domenica, e noi ci teniamo che Ale sia presente domenica prossima. Vogliamo che siano presenti tutti, perché tutti hanno dato un grande contributo, e non mi riferisco solo agli atleti, mi riferisco anche allo staff tecnico e allo staff organizzativo, logistico, hanno tutti dato un grande contributo. Quindi speriamo domenica di essere tutti presenti e di avere tutti la nostra meritata soddisfazione. Grazie, buon lavoro Sindaco. Grazie a te.